Volevo dire, la verità è un po' l'argomento portante di questo autunno. Ce ne siamo occupati nella domenica diretta dal nostro amico ingegnere e adesso la riproponiamo tramite il grande nostro incaricato stampa, Angelo Perrino, il quale però credo che ha una struttura di discorso veramente molto articolata e si appoggerà più che altro su quello che diremo noi. Gli lasciamo la parola per non perdere ulteriore tempo e vediamo un po' cos'è la verità ai tempi di internet. Pronto? Prova, sì, ci siamo. Bene. Allora, sì, il tema l'abbiamo scelto con Pietro in una delle nostre cene quando stabiliamo i programmi ed era venuto fuori la verità ai tempi di internet. L'avevamo buttata lì, io pensavo che non si facesse realmente, invece no, Pietro ha tenuto fede, l'ha messa davvero in calendario, dunque devo farla. Dico questo perché mi sento in imbarazzo a stare da questa parte del tavolo, io sono sempre stato di là. E mi sento anche inadeguato, qui abbiamo avuto professori di filosofia che amiamo molto, io non lo sono, sono solo un filosofo della domenica, no? come voi, a parte Sandro laggiù che ci onora nella sua presenza oggi, e quindi è difficile insomma parlare di verità, però proviamoci, e soprattutto ai tempi di internet. Ci proviamo. La conduzione, diciamo, vorrei farla all'insegna di questa partecipazione con voi, che è un po' la filosofia dei Caffè Filò, che appunto prevede il coinvolgimento dei cittadini, stavo per dire radioascoltatori, visto che vengo la prima pagina e i primi giorni dicevo i telespettatori, perché avevo esperienze di TV ma non di radio, mi hanno beccato sia lo staff interno che i lettori, e allora ho dovuto correggere, ma adesso che mi ero messo in testa finalmente i radioascoltatori, no, bisogna dire i nostri filosofi della domenica, anche voi, diciamo, no, vi aderite a questa definizione o no? Sì, sì, sì. Bene. Allora, internet. Secondo me internet è la più grande rivoluzione della storia dell'umanità. Ecco, mettiamo subito sul tavolo questo carico. E uno dirà, ma come la penicillina, ma come l'energia elettrica, ma come la ruota, il fuoco, eccetera, eccetera. So bene che ci sono state queste invenzioni e ne percepiamo chiaramente la portata, ma secondo me internet è di più. Che cos'è in sostanza internet? Internet fu la scoperta molto banale ma allo stesso tempo esplosiva che i computer non sono oggetti statici ma possono comunicare tra di loro. Questo è internet. Da qui nasce la rete. Dunque noi per anni abbiamo usato i computer come macchine da scrivere un po' più elaborate. E invece la novità è questa, che dietro quel video si nascondeva qualcosa di più, qualcosa che assomigliava a un telefono, ma più di un telefono. E quindi su questa scoperta, che è di origine militare, nasce in America in ambienti della difesa americana e poi si trasferisce in sede tecnologica, cambia la faccia della Terra. E anche qui, straordinario, incredibile, la cambia in 20 anni, poco più di 20 anni, perché possiamo collocare, diciamo, la nascita o la diffusione di internet all'inizio degli anni 90.
conquista dirà che in realtà c'erano stati degli esperimenti, però erano molto ristretti ad ambienti, ripeto, militari, diventa consumo più generale all'inizio degli anni 90, quindi appena 20 anni. Dunque mai nella storia dell'umanità in 20 anni si è prodotta una rivoluzione così ampia, così pervasiva e così globale. È cambiata la nostra vita quotidiana, per prenderla proprio dal modo più popolare, più diretto. Pensate all'e-commerce, cioè al fatto che si compra attraverso la rete. Cosa significa tutto ciò per la distribuzione, per i negozi, per le nostre abitudini? Penso che abbiate sperimentato la S lunga che porta a casa col camioncino la spesa, e dagli Stati Uniti ci arriva notizia che attraverso il cellulare si fa una spesa siffatta. Apri il frigorifero col cellulare collegato col supermercato Amazon, che è anche un supermercato. Tutti pensiamo che Amazon si occupi di libri, no, è partita come libri, ma in realtà sta attaccando i grandi supermercati, vende anche food. Allora, ti colleghi con Amazon, apri il frigorifero e dici a voce: ah cavoli, è finito il latte, poi per stasera forse mi faccio, non so, un branzino al sale, e mi manca però il vino bianco, e poi i detersivi devo rinnovarli, ed è finita la carta igienica. Punto. La sera arriva tutto a casa ed è già pagato attraverso il cellulare. Questo non è uno scenario futuro, ma è la prassi di molte famiglie americane. 20 euro in più. Sì, certo, per il servizio che devi pagare, però ci sono anche dei risparmi, perché questa forma di distribuzione contiene anche un calo dei costi. Comunque, risolve molti problemi, prendiamola da questo punto di vista, da chi non si può muovere, da chi non ha tempo, da chi è infermo, da chi è lontano, da chi ha freddo, da chi è ammalato. Parliamo dell'e-banking, cioè adesso controlliamo il conto corrente da casa, facciamo i mutui, i bonifici da casa, e le banche stanno eliminando le filiali, dunque cambiano le nostre abitudini, ma anche la struttura del sistema bancario, che oramai non è più sul territorio, con pregiudizi, perché questo favorisce la latitanza dei bancari, e il famoso credit crunch è anche collegato a questo fattore. Il vecchio direttore di banca, che aveva il rapporto diretto con il suo cliente, e tuttavia la banca e il sistema di distribuzione del denaro cambia anch'esso. Il trading online, si investe in borsa, prima dovevamo andare dalla gente, dargli l'incarico, guarda, comprami un po' di titoli della Fiat, e il tempo in borsa è fondamentale. Adesso con l'apposito strumentino uno ta-ta-ta si compra le azioni che vuole e le rivende mentre è a casa a vedere ok il prezzo è giusto o Agora o a seconda dei gusti Santoro. La posta elettronica, chi di voi non ha un indirizzo di posta elettronica? Ecco, dietro una mano levata e due, ecco, questa è una buona esperienza, dopo ce la raccontate, perché come mai vi siete salvati, questo voglio dire, come avete fatto, e vi manca tanto il contatto con gli altri, o se ne può fare a meno? No, non se ne può. Se ne può fare a meno? No, se ne può fare a meno
quando si decide di farne a meno. Okay. Nel senso che... Però devi avercela e magari spegnerla. Diciamo che io internet ce l'ho, però non la uso. Perché quando, quelle rare volte, ho bisogno di usarla, chiamo mio figlio e dico, ascolta, io dovrei fare questo. Me lo gestisci tu? Perché questo per evitare... Ma per pigrizia, per sovraesposizione, per pigrizia. Invece per pigrizia. Tu... E io non mi raccapezzo con questi accesi. Quindi... Già faccio fatica a usare il televisore. Che quindi ha non è un disprezzo dello strumento, ma è solo un problema di difficoltà di... Invece lui era più orgoglioso di dire io non ce l'ho. Perché è una domanda malposa dire perché non ho un indirizzo di posta. Non avrebbe senso chiedere non ho un indirizzo di posta cartacea semplicemente perché la posta cartacea me la possono mandare in qualunque luogo fisico identificabile, sia la casa, l'ufficio, il grandotello, il carcere. Per il fatto di decidere un indirizzo, accetto. Gestire i contatti, pensare che se arriva un messaggio che non è nella lista dei contatti deve essere un terrorista o un maniaco e poi accetto, rifiuto, sto mangiando, sto parlando, sto dormendo, quando è che ricevo? Niente, decido. Invece i messaggi non si accettano, si subiscono. Dopodiché invece la rete la uso massicciamente con il web, specialmente il web 1, per via di avere le informazioni senza chiedere. Perché poi soprattutto il servizio che adesso, altro che ottimizzare, sarà più svelto rispetto al cartaceo, però se spedisco qualcosa, dopodiché, allora che avete deciso, me lo potrete rimandare, tanto si può sempre filtrare. Quindi comunque c'è un indirizzo di vostra un indirizzo? No, un mio indirizzo non ce l'ho, perché... E tanto anche quando uso altri sistemi, perché me lo potrebbe rimandare via email, perché non è soltanto articoli da pubblicare in cui occorre il formato delle cose, tanto per dire che tanto di me non costa niente, perché uno non mi direbbe, mi potresti rimandare un dattilo scritto di 20 pagine, perché tanto così, siccome non, uno può sempre dire mandamene un altro. Vabbè, io non ho capito, se me lo puoi rimandare te lo rimanda comunque a un indirizzo di posta elettronica. No, appunto, c'è questo vizio di chi ha l'indirizzo. La posta elettronica a questo vizio, okay. Me lo potrebbe rimandare. Va bene. Comunque, diciamo 3 persone rispetto alla totalità che ha la posta elettronica. Una cosa molto breve, io ce l'ho, no? E siccome arrivano 20-30 spam al giorno, mio figlio mi ha messo un segno particolare, l'ho acceso perché in genere disturba, no? Appena arriva uno lo faccio sentire, e quando sono quelli non desiderabili. C'è una pecora che fa quindi le pecore vengono escluse immediatamente. Ottimo. Dunque, comunque, la posta elettronica è inutile dire quanto sia stata rivoluzionaria per le nostre vite. E la firma elettronica, no? Per cui documenti che prima, adesso la raccomandata elettronica. E pensate ai tom-tom, ormai tutti possiamo andare in capo al mondo, accendiamo il tom-tom, pensate com'era difficile un tempo andare a Parigi, come fai ad andare in macchina a Parigi, arrivi, ti fermi alla prima stazione di servizio e chiedi aiuto, no? E invece no, ho trovato un amico che mi ha detto sono stato a Parigi, me la sono girata bene tutta, e come hai fatto? Col tom-tom. Quindi questa geolocalizzazione, per cui... Sempre per tornare all'e-commerce, in America se tu vai in un negozio vicino al negozio dove abitualmente compri, il negozio tuo storico lo sa e ti manda subito un'offerta sul cellulare, perché mi stai tradendo? Torna a casa Alessi e ti beccano mentre proprio stai entrando nel negozio concorrente. Loro conoscono ovviamente le nostre abitudini perché capiscono dai nostri click che siamo andati nel sito BMW e abbiamo guardato un certo tipo di macchina e quindi accade questo. Quindi nel bene e nel male questa rivoluzione, non sto esaltando il bello della rete, ma è bilaterale. Posso fare una domanda riguardo a questo?
io ho il cellulare normale che posso con internet e tutto, però mio figlio mi ha tassativamente proibito di mettere il luogo dove io sono, cioè io non ho scritto Milano, Roma, gli ho detto assolutamente no perché puoi essere localizzata in qualsiasi momento, tralascia la tua città. Questo consiglio è un modo... saggio, complimenti al ragazzo, sì, è meglio perché se no, soprattutto poi se si fa qualcosa di sconveniente, potrebbe dare lavoro agli avvocati sotto la voce adulterio, divorzi e quant'altro. Quindi mai mettere in evidenza il luogo se possibile. E andiamo avanti, i motori di ricerca. Pensate che abbiamo un dubbio, metti la parolina su Google, zac, hai l'imbarazzo della scelta. Una volta si doveva procedere per ricordi, per la propria biblioteca, e invece adesso no, tutti siamo in grado di recuperare il senso, i collegamenti di qualsiasi fenomeno. La salute, la medicina, le analisi le ritiriamo via computer, no? Non è più necessario andare a prendersi il responso dell'analisi del sangue, ti danno la password. Oggi c'è un bel pezzo di Bartezzaghi su Repubblica che appunto dice questa parola che tutti possediamo, segreta, che è la password o le password. Ognuno di noi ne ha 3-4, ci vuole poi, dicevo oggi alla radio che io tutte le mie password me le metto nel cellulare per non dimenticarle, peccato che il cellulare ha una password, dunque se dimentico quella cado in un dilemma, in un cul-de-sac fantastico, caro Roberto, che dobbiamo risolvere filosoficamente. No, dopo la posso vedere. Ok, come faccio a ricordarmi a trovare le mie password in un luogo protetto da password? Se le metto in un luogo protetto da password, aggiorniamo i paradossi della filosofia. E la salute, mi raccontavano che c'è un medico che fa interventi a distanza attraverso questi sistemi, cioè guida da lontano, da continente a continente, le operazioni chirurgiche. E parliamo dei social network, cioè Facebook, Twitter, LinkedIn, questo continuo scambio, questa continua relazione che adesso va anche specializzandosi, per cui se c'è Facebook dove ci sono cani e porci, come diciamo noi in gergo tecnico, si arriva a LinkedIn dove invece oramai tutto il recruiting aziendale, cioè le assunzioni, si fanno attraverso internet, ci sono lì i manager, è un circuito un po' selettivo dove ormai se uno cerca un posto di lavoro manda il curriculum, entra in contatto immediatamente con altri che magari cercano quel posto. E parliamo della politica, come è cambiata la politica, anche qui rivoluzione. Obama è figlio di internet, Obama è un avvocato povero che decide a tavolino: voglio diventare il presidente degli Stati Uniti, e ci riesce attraverso internet. Un caso di studio del marketing politico clamoroso, straordinario, ci vanno i maggiori specialisti di marketing a studiare quella campagna elettorale che ha prodotto quel risultato. Ma venendo in Italia, Grillo è un fenomeno internet, Matteo Salvini che è il nuovo fenomeno mediatico, anche lui, l'abbiamo visto pochi giorni fa, ci ha detto che vive con il ditino veloce su Facebook, su Twitter, eccetera, in modo tale che possiamo dire che chi non è sui social network o su internet è assente, è fottuto, non esiste. Cartesio diceva cogito ergo sum, noi possiamo dire sono su internet o digito ergo sum, così. E per introdurre anche qualche concetto più filosofico, cambia gli stessi concetti di spazio e di tempo che sono state la dannazione di chi ha studiato filosofia, no?
per dibattito sullo spazio, sul tempo, Galileo, grazie, Aristotele, e anche qui rivoluzione. Oggi ciò che io immetto in rete è disponibile per il mio dirimpettaio, ma anche per lo zio d'America o per l'amico australiano. Quindi c'è un'unità di tempo inedita nella storia dell'umanità, di spazio e di tempo. Quel che accade qui è visibile da un'altra parte. Pensate ai collegamenti via Skype, che oramai sono diventati di uso comune. Tante mamme mandano i figli all'estero e tutte le sere pretendono, non so se le mamme o i figli, di guardarsi e farsi manina attraverso Skype, ma anche le conferenze aziendali, i meeting, quindi meno turismo aziendale, riunioni a volte inutili, e velocità attraverso la tecnologia. E tutto si svolge ora, in questo presente dilatato. Potremmo dire non c'è più il futuro di una volta. E questo è un altro problema. Si vive nell'eterno presente, in questa logica del mordi e fuggi, con tutte le conseguenze del caso. E siamo cambiati noi davanti a questa rivoluzione tecnologica, sono cambiate le nostre vite, il nostro tempo, siamo sempre connessi, o con i cellulari, che da semplici telefoni sono diventati oggetti strutturati, complicati. Vi ho detto, si fa la spesa. Proprio l'altro giorno abbiamo dato notizia che l'ATM consente di pagare i biglietti dei mezzi pubblici con un'app. Ecco. E quindi capite che ce l'abbiamo sotto casa questa rivoluzione. Io penso che, ma lo dicono anche degli scenari, la nostra vita sarà tale per cui avremo in cucina un elettrodomestico che metterà insieme tutte queste funzioni, il telefono, la televisione, la radio, eccetera, e la mattina, alzandoci, prima di schiacciare il pulsante del fornello per il caffè, accenderemo il pulsante di questo sarchiapone che ci farà capire subito che ci fa caffè. O magari farà anche il caffè, questo non lo so, però che ci dice che tempo fa, che ci dice c'è una webcam sul nostro percorso da qui all'ufficio per capire se c'è traffico e dobbiamo cambiare strada, ci dice se pioverà per cui devo vestirmi e portarmi l'ombrello, e ci dà le ultime notizie dal resto del mondo, dall'Asia, dalla borsa di Tokyo che è appena chiusa, eccetera, eccetera. E questo ci terrà compagnia appena svegli durante la prima colazione. Siamo sempre connessi al punto che chi non è connesso per un attimo desta sospetto o comunque inquietudine. Dice, gli ho scritto un'email ma da 4 ore che non mi risponde. Ce l'ha con me. Devo aver fatto qualcosa di non buono. E quindi parte un'indagine. Scusa, ma ti risulta che... No, a me non ha detto nulla, l'ho appena sentito. Ma sì, perché è strano, da 4 ore che non mi risponde. Oppure le relazioni aziendali, e anche qui ho mandato una roba ma non è arrivato il feedback. Oppure al contrario, pensi di aver mandato ma hai sbagliato l'indirizzo. E quindi, oh santo Dio, come mai non mi è raccomandata? No, non è mai arrivata, ma scusa, non mi hai risposto? No, non è mai arrivata, ma che stai dicendo? Te lo giuro, te l'ho mandata. Aspetta che guardo, com'era? affariitaliani.it. Con quante I l'hai scritto? Con 2. E non si può, una, affari italiani, una sola, è andata al macero. Tutti sempre connessi, per esserci bisogna essere sempre connessi. E nasce il digital divide però, cioè a seconda dei ceti e dei paesi c'è uno sviluppo più o meno sensibile, cioè i paesi ricchi sono avvantaggiati perché hanno le infrastrutture, hanno i denari, i paesi poveri no, e quindi c'è un gap,
queste nuove tecnologie introducono un gap. E possiamo misurare l'arretratezza dell'Italia attraverso questo indice di penetrazione internettiana, diciamo. Se voi fate, io faccio una provocazione, abbiamo sempre detto prima avanti Cristo e dopo Cristo, abbiamo diviso il tempo, proviamo a fare prima di internet e dopo internet, se mi perdonate se non suono blasfemo. Internet è partito, abbiamo detto, 1990, prendiamo per convenzione questa data, quindi prima del 90 e dopo il 90, comunque sappiamo che tutto il mondo è partito nel 90. Oggi c'è chi Amazon fa quelle robe che vi ho detto e chi, come in Italia, è estremamente indietro in termini di infrastrutture, di banda larga, eccetera, eccetera. E quindi si capisce il deficit che ha l'Italia sul trend innovazione. Siamo molto indietro, molto penalizzati da uno dei tanti handicap, una delle tante braccia legate dietro la schiena, è un match di pugilato che ci obbligano gli italiani a giocare sempre con l'handicap. E davanti a questo cambiamento è cambiato anche, e veniamo al punto, l'informazione, la comunicazione e i sistemi attraverso i quali ci informiamo e dunque gestiamo la famosa verità. Verità dell'eterno presente, come dicevamo, che passa attraverso questi sistemi e anch'essa viene sottoposta a disruption, come si dice, è una parola in inglese che identifica il nostro tempo. È una parola che si traduce in molti significati, io ne ho scelti due: discontinuità e scompiglio. Queste sono le chiavi del cambiamento. E, è cambiato tutto. È cambiata la fruizione della radio. La radio, ognuno si prende il suo pezzo, il suo podcast, il suo programma preferito, se lo ascolta in differita quando ce ne ha voglia, e da qui le cuffie in palestra, in metropolitana. Non c'è più un palinsesto radiofonico. La televisione è uguale. Vado a vedermi su YouTube la trasmissione di Ballarò di ieri che me la son persa, no? Oppure vado a vedere il pezzo della lite tra Gasparri e la Santanchè di ieri da Santoro, quel brano, le botte tra Santoro e Travaglio mi intrigano molto, vado a vedermi quella roba. E in sostanza si passa dall'era dei mass media all'era dei personal media, cioè ognuno si fa il suo palinsesto, ognuno si fa il suo giornale, per cui io posso, mi piace del Corriere della Sera l'economia e mi metto nei miei preferiti le pagine di economia del Corriere, mi piace la cronaca della Stampa di Torino, la Stampa di Torino, mi piace la politica come la fa il Fatto Quotidiano e ci metto quello, mi piace il costume come lo fa Affari Italiani e ci metto questo, quindi è il giornale personalizzato che ognuno si fa da sé. Questa è la rivoluzione nella quale siamo in corso, che ovviamente colpisce i giornali. Diciamo che qui vengo proprio al mio mestiere. La rivoluzione dentro i giornali è pazzesca. Siamo stati abituati per tanto tempo attraverso i giornali cartacei a vivere la realtà indifferita, cioè il giorno dopo, perché noi compriamo il Corriere stamattina che ci racconta i fatti di ieri. E abbiamo pensato che questo fosse consustanziale alla verità.
Non è così, era figlio di un'organizzazione industriale con dei limiti, perché il giornale fisico deve essere spostato da posto a posto fisicamente, e quindi questo richiede che devi chiuderlo in tipografia, lo devi mettere sull'automobile che lo porta all'aereo o al treno, che lo porta a Sassari o a Palermo, che viene recepito da un'automobile che lo porta a ogni singola edicola, inerpicandosi sull'Etna, sul Vesuvio o sul Monte Bianco fino all'ultimo paesino, perché noi vogliamo il nostro giornale giustamente anche all'edicola del piccolo paesino sul Monte Bianco. Ecco, questo implicava che la notte fosse dedicata al trasporto. Ora con internet non c'è più questo problema, non c'è più né la stampa né il trasporto. Il prodotto fatto in redazione viene reso immediatamente fruibile da parte dell'utente. Salta la differita, cioè finalmente il lettore può entrare in contatto con i fatti nel loro farsi, mentre accadono. Nel borsa si direbbe nel durante, una brutta espressione, però rende l'idea. Nel durante, si dice, dell'investimento in borsa. E questo ci piace, e giustamente, perché la partita noi vogliamo vedercela in diretta, non ci piace vederla in differita al risultato già noto. E invece i quotidiani cartacei, che si ostinano a fare le loro costruzioni oramai obsolete e più utili a incartare le cozze, dico io, o a pulire i vetri, arrivano la mattina quando noi li conosciamo già, quei fatti, li abbiamo commentati in famiglia a cena la sera prima, ci siamo già incavolati, e già la mattina siamo sui nuovi fatti, no? Siamo sulla chiusura di Tokyo, siamo sulle cose che sono accadute in America, nell'altro emisfero, e tu devi prendere il giornale e devi fare una torsione verso il passato ricapitolando le cose di ieri. Mi sembra quando studiavamo Pietro che dice al mattino è più fresco e mi ricordo meglio. Tu ripassavi la sera o la mattina? La mattina. La mattina, è vero? Dice no, la mattina mi alzo un'ora prima perché ci ricordiamo meglio. Forse sembra questo il consumo di giornali cartacei. Quindi il cartaceo non ha più molto senso, anche perché vi racconto un po' come è organizzato il giornale cartaceo. Non solo del giorno prima, ma è molto più vecchio, perché il cartaceo è fatto in modo che tutto si decide al mattino precedente. Cioè il giornale che voi leggete non è il giornale fatto la sera prima, magari, è fatto la mattina. Perché? Perché c'è la riunione di redazione del direttore con i vari responsabili delle pagine, il capo della politica, il capo dell'economia, della cronaca, dello sport, degli spettacoli, il direttore e capi redattori. In quella sede si svolge intorno alle 11, con un'azione che assomiglia molto a quella dei maghi e dei ciarlatani, è un esercizio di previsione. Si dice, allora oggi cosa c'è? Allora il capo redattore di Roma, collegato di solito per telefono nella direzione a Milano, dice: ah, stasera alle 5 Renzi incontra il sindacato. Ah, alle 5. Però noi non sappiamo nulla di quello che accadrà, potrebbe anche non esserci l'incontro perché Renzi è stato colto da dissenterite improvvisa o la Camus è andata dal parrucchiere. Ma il giornale deve costruirci su le sue scelte, al buio. È tutto così, Dice Draghi, e verso le 2 è atteso un discorso di Draghi. Ok, allora dove lo mettiamo? È lì che si decide. Sta in economia o ci facciamo un primo piano? Ma forse può essere grossa, se decide una cosa grossa può andare in primo piano. E le pagine di economia si impoveriscono. Bene, sostituiamo con questo. In sostanza stanno decidendo cosa proporre il giorno dopo, al buio, prevedendo quello che accadrà, e a volte ci prendiamo, altre volte no. Ma qual è il guaio? Finita la riunione di redazione, quindi siamo alle 12, alcuni la fanno anche alle 12 e finisce all'una, che cosa succede? Qui c'è il patatrac, Sandro.
i giornalisti dei singoli settori tornano nelle rispettive pagine. Il direttore, a questo punto, stanco della riunione di redazione, va a magnare con qualche banchiere, con qualche va a fare queste cose. Loro, no, io sono un direttore operaio, io resto con i miei collaboratori, ogni tanto anch'io ho qualche colazione, sì. Ma questi capi di settore tornano in redazione, nelle rispettive redazioni, e qui bisogna impaginare il giornale. E attenzione, siccome il giornale è immenso, il Corriere avrà 60 pagine, bisogna disegnare 60 pagine. Disegnare, cioè tu devi andare dall'ufficio grafico, dove c'è un signore che non sa nulla di quello che è accaduto in riunione di redazione, è un puro esecutore, e gli devi comunicare che hai deciso in redazione, in riunione, che la politica è fatta di tot pagine, che ci sarà un'apertura su Renzi che parlerà alle 5, però noi stiamo lavorando d'anticipo, e una spalla e l'intera pagina verrà dedicata a Renzi perché crediamo che sia una svolta, e si disegna la pagina. Quindi si decide che questa è l'apertura, ha 5 colonne perché è importantissima, questa è una spalletta piccola, questo è il piede e qua mettimi una cosina. Così a raffica 60 persone in coda vanno da un ufficio grafico che in genere è fatto di 2 o 3 persone, e il grafico deve disegnare 60 pagine, mentre è l'ora di pranzo. Quindi tutti hanno fretta, c'è la coda, e vado prima io. Quando la pagina è disegnata, si effettuano i cosiddetti puntamenti, e quindi il giornalista può cominciare a intervenire, cioè l'idea di giornale viene calata, viene implementata dentro il cantiere computer e viene passato al giornalista l'indicazione operativa, lui sul suo computer chiede pagina 5, pezzo A, e gli si apre la pagina vuota dove lui può scrivere. Allora praticamente alle 2, alle 3, il grafico deve andare a magnà, il giornale è fatto, sostanzialmente è fatto, i fatti non si sono ancora svolti. Capite? Abbiamo costruito un'ipotesi da verificare o falsificare, secondo me. Ecco. Uno dice, vabbè, ma poi si può cambiare. Sì, certo si può cambiare, però da quel momento tutta la struttura rema per non cambiare, ovviamente. E certo, perché sapete cosa vuol dire rifare una pagina? Dire, ma Renzi non ha detto un cavolo, smontiamo questo primo piano. E ho capito, ma alle 5... o alle 6, che cavolo ci metto in quelle 2 pagine? Come faccio a inventarmi una roba che abbia un senso, che stia lì, che prenda quel posto di preminenza che gli ho dato, no? E quindi tutta la struttura naviga e veleggia tranquilla verso il suo nulla, augurandosi che la realtà corrisponda ai pensieri del direttore e del suo staff. E il risultato sono questi prodotti artificiali, queste verità, ecco la parola che cerchiamo, fasulle, che forzano inevitabilmente, se ho messo Renzi a pagina 2 con un primo piano, devo fare un titolazzo sparato. Ma Renzi non ha detto niente, fa niente, sparagli un titolo, perché è quello, no? E da qui nascono le polemiche, dice... Landini ha detto i disonesti devono stanno con noi, no, non stanno con noi, pum, titolone. Ma telefonatevi Renzi e Landini e discutete a Villa Borghese dell'idea di onestà che avete rispettivamente. Che cosa ci coinvolgete in questi dibattiti inutili? Stamattina di nuovo l'apertura del Fatto è: sono io l'onesto, dice Landini. Vi restituiamo volentieri questa discussione sull'onestà, augurandoci che siate tutti onesti, ecco, non facciamo classifiche, cari compagni Renzi e compagno Landini. Allora, chiudo sul quotidiano dicendovi che
il quotidiano, così come è fatto, scrive questa affermazione e la consegna all'eternità. E anche questo è un tema filosofico che lascio alla vostra riflessione, cioè assomiglia alle verità assolute di una volta. Perché all'eternità? Perché, ahimè, quella copia è lì ed è immodificabile. Se io scrivo che Roberto è un accanito giocatore di slot machine perché ho sbagliato, quella roba scritta di lui resta lì per sempre. Capite il guaio? È una verità assoluta, immodificabile. Poi Roberto, assistito da Pietro, manda una lettera e dice: caro giornale, lei ha scritto una cosa inesatta, se no, non rettifica io le faccio un mazzo così. E fanno una rettifica, il giorno dopo, però. Ma comunque il giorno dopo. Lo storico di domani che voglia raccontare i fatti di questo tempo non è detto che legga il giornale di domani. Se legge solo quello di oggi perché in biblioteca non l'ha trovato, perché si ferma a quel momento, eccetera, Roberto e le sue slot machine sono ontologicamente immodificabili. E ahimè, così è. Comunque sei andato vicino. Sei andato vicino. Ecco, allora internet, è proprio la novità di internet è questo. Cambia questo concetto di verità. E qui io recupero la mia passione, che qualcuno ricorda, per Popper, e dico, ho anche scritto un piccolo contributo in una prefazione di un libro di specialisti di comunicazione, ho scritto che internet costruisce nella verità giornalistica questo criterio della falsificabilità. Cioè, internet non ha gabbie grafiche stringenti, quelle che vi ho raccontato, quindi ha un'estrema flessibilità, può modificare i suoi articoli in qualsiasi momento, non crea fatti irreversibili, crea processi continui, flussi e processi. Dunque, se io metto in rete, torno all'esempio, Roberto è un accanito giocatore di slot machine, Roberto leggerà, mi chiamerà e dirà: non è vero. Io, che sarò in ascolto dei miei lettori, mi aprirò alle loro integrazioni e prenderò atto della rettifica e modificherò immediatamente l'articolo. Dice uno dei miei giornalisti, uno dei più intelligenti, dice: io metto in rete un pezzo e poi negozio con le fonti. Poi, non prima. Sì, sì. Che è una bella provocazione, ma è anche una rivoluzione epistemologica, se è consentito scomodare queste parole filosofiche difficili. Ed è una rivoluzione che esalta, uno, l'apertura del giornale verso l'esterno, perché devi ascoltare, devi aprirti. Due, esalta il ruolo del lettore, del cittadino. Cioè nasce un'idea di giornalismo partecipativo, lo chiamo io, dove l'informazione si fa insieme, quindi non è più appannaggio di privilegiati che consegnano verità rivelate, chiuse una volta per tutte e beccate questa. Internet ha abbattuto queste cittadelle della mediazione giornalistica come strumento di potere e di false verità, e apre queste cittadelle allo scambio.
costituendo dunque affermazioni che, come diceva Popper, a proposito della ricerca scientifica, sia quella umanistica che l'altra, verità che aspettano di essere smentite, non verità che aspettano di essere confermate, ma smentite. Questa è la rivoluzione epistemologica di Popper, la rivoluzione copernicana, diciamo, prima di lui le verità filosofiche andavano confermate, Popper dice no, vanno falsificate. Finché condividiamo un'affermazione è vera, ma sappiate che è una verità relativa, figlia del suo tempo e pronta a essere modificata quando il riscontro dei fatti ci suggerirà un'altra verità. Io mi fermerei qui perché vedo che siamo alle 11:07 e magari apriamo un po' la discussione. Che dite? Sì, c'è qualche intervento? Sandro, come facciamo? Facciamo girare il microfono? Possiamo mettere una sedia? Grazie Angelo per la presentazione molto brillante anche, ma molto riflettuto, vissuto, competente, quindi con testimonianze sicuramente tutte falsificabili nel senso positivo, cioè tutte integrabili nell'orizzonte. Io allargherei un attimo il discorso pensando alla verità ai tempi di internet. Tu hai parlato di internet, come internet può produrre la verità soprattutto nell'area giornalistica. Io ho così qualche riflessione, qualche indugio sul fatto che la velocità della comunicazione di internet anche a livello della struttura mediatica, giornali online, ma anche io penso che ad esempio i nostri telegiornali siano molto connessi con internet, cioè danno le notizie dirette molto istantanee, ma secondo me c'è un problema enorme in rapporto alla verità, perché la verità è un processo che si costruisce a livello soggettivo sicuramente, ma non basta inserire dei dati perché uno diventi capace di possedere, crescendo, penso soprattutto ai giovani, che si diventa adulti o comunque gli adulti che devono valutare la loro esistenza e il rapporto al loro tempo, non basta a ricevere continuamente questi dati nella forma poi con cui vengono dati, che vengono dati con i titoli eclatanti, con le immagini brutali qualche volta, o se volete non brutali, ma comunque con la pretesa di colpire l'immaginazione, di colpire il sentimento, di colpire lo stato d'animo del momento. Questo, mi domando, è un favorire la verità? È un favorire la capacità del soggetto di crearsi nella vita un suo modo di approcciare la verità della propria esistenza e delle cose con cui si trova a che fare, soprattutto i grandi problemi. Il punto di vista mio è che l'attuale gestione che fa internet e i derivati, cioè tutta la stampa, anche quella che esce il giorno dopo, è dipendente da una modalità di dare preminenza a ciò che colpisce o, se volete, crea marketing o crea audience. Tutto questo, non voglio essere un gufo, come direbbe Renzi, ma crea sicuramente dei problemi, perché produce delle persone sbilanciate dalla incapacità di valutare poi cosa è importante, cosa è meno importante, cos'è che dovrebbe accadere, cosa non dovrebbe accadere, di chi è la responsabilità, di chi non è la responsabilità.
faccio due esempi legati a due articoli che ho letto in uno dei giornali questa settimana. Il problema del cosiddetto disastro ambientale idrogeologico. La comunicazione che passa direttamente ogni volta che è in corso questi fenomeni di dissesto, queste grosse alluvioni in zone, la comunicazione è che c'è un disastro ambientale e i responsabili devono essere lì tutti pronti a farsi sparare addosso dai giornalisti che sono lì a intervistarli, e in ogni caso la colpa è del sindaco o del capo della protezione civile. Se piove a lungo dovevano prevederlo, e se l'avessero previsto tre giorni prima dovevano, non so con quali poteri, perché neanche Gesù Cristo ha mai fatto miracoli di questo genere, riuscire a creare una situazione. Allora, la verità qui è totalmente falsata, perché il disastro idrogeologico non esiste adesso, è stato creato da 100 anni a sta parte, l'hanno creato i cittadini, non il sindaco d'Orio o il sindaco di Milano. Quindi creare un processo di formazione a dare dei giudizi non semplificati e attribuire la responsabilità a se stessi prima che agli altri. Un altro elemento pessimo della comunicazione, dal punto di vista sociale, della crescita civile e della creazione di un senso di verità di appartenenza comunitaria in Italia, è quello che si dice che c'è la disoccupazione giovanile, la disoccupazione giovanile in Italia è superiore a quella di tutta l'Europa, e poi vai a vedere i dati, verifichi certi dati disponibili anche in internet, e ci sono tante offerte di lavoro, naturalmente non capo chef o capo cantiere o capo, ma cameriere oppure tornitore oppure apprendista di lavoratori mobili, ci sono tutti i mobilieri della Brianza, non trovano persone che si facciano assumere per lavorare. I ristoranti, i grandi centri di ristorazione trovano con molta fatica persone che si adattano, perché tutti quelli che hanno un minimo di diploma e di passione per lo chef vogliono diventare subito vice chef per fare subito il grande chef. Questo è riportato sui risultati di offerte di posti di lavoro in quest'ultimo mese nel settore ristorazione: 287 posti sono presentati 2 persone. Allora, la verità è la disoccupazione giovanile di cui è responsabile il governo Renzi secondo la Camusso, oppure è qualcosa di più difficile da individuare, su cui bisogna riflettere e non creare divisioni così immediate, così di pancia tra un sindacato, un governo, o tra un partito e l'altro. Questo è l'enorme pericolo, l'enorme minaccia alla verità, che viene non dai giornalisti, non dal fatto che i giornali possono sicuramente avere tutte quelle caratteristiche migliorative, ma dal punto di vista di chi pensa all'incidenza sulla formazione del soggetto che deve crescere, svilupparsi, non restare attaccato, ma restare attaccati anche i nostri ragazzi che sono tutto il giorno in università o sull'autobus sempre così, cellulari moderni, avranno un momento in cui pensano che c'è qualcosa di più connesso da riflettere. Grazie Sandro. Volevo dire, sì, Sandro parla di credibilità dell'informazione. Intanto una cosa, il giornalismo, il giornale non deve formare, il giornale deve informare, non è compito dei giornali formare e fare pedagogia. Il giornale è un trafficante di notizie. Io che sono un editore mi considero un imprenditore della verità, ma non un formatore. Spesso si attribuiscono ai giornali compiti che non sono e non devono essere dei giornali, perché dipende da che cosa e come vuoi formare. Se stessimo sotto Hitler, il formare di Hitler credo che non vi piacerebbe vederlo sui giornali. Quindi attenzione a questo. La seconda questione della credibilità alza per me una buona palla, nel senso che davanti a questa marmellata mediatica di cui appunto ha raccontato Sandro, che provoca disordine cognitivo e dunque dà lavoro agli psichiatri, la via d'uscita sta appunto
nell'individuare in rete fonti più credibili rispetto ad altre. E quali sono? Per esempio, in rete noi giornalisti che abbiamo studiato, abbiamo il tesserino, abbiamo aderito a una deontologia, a un ordine professionale, applichiamo delle regole, la regola delle 5W, ci sottoponiamo ai rigori del codice penale, del codice civile, eccetera, eccetera, siamo in rete più credibili di imprecisati e improbabili blog, piuttosto che del Google che mette a volte prima la smentita e poi la notizia, perché così è il caos di Google. Però questo rimanda la palla a voi cittadini, cioè dovete, quando navigate, cominciare a distinguere il grano dall'olio e dire questo è il giornale, questa è comunicazione generica. Da ultimo, per mettere ancora un po' di filosofia nel nostro discorso, io avevo fatto intervistare da Virginia Perini, che conoscete, la collega che segue da noi Caffè Filò e Filosofia, avevo fatto intervistare Telmo Pievani, che è venuto qui da noi, sapete, è un giovane epistemologo molto, molto in gamba, proprio sul concetto di verità. E Telmo Pievani dice: verità non è una parola che giudico morta, anzi, non sono categorico come alcuni sostenitori di ermeneutiche radicali per cui tutto si equivale e non esiste più alcun tipo di oggettività. Sapete che il cosiddetto pensiero debole, da Nietzsche in giù, Nietzsche, Marx, Freud, hanno messo in discussione la capacità stessa di attingere alla verità, dicendo tutto relativo, tutto dipende dal mio inconscio o dall'economia, o come dice Nietzsche, Dio è morto, tutto è possibile, eccetera. Erano questi teorici attaccati da Freud proprio per i cattivi maestri, li chiamava. Bene, Pievani, che è del filone della filosofia del linguaggio, della filosofia analitica, dice che no, si può tentare di cercare la verità. La domanda: c'è un nuovo modo di intendere la verità? Direi che oggi, dice Pievani, abbiamo una definizione di verità più pragmatica. È vero, cioè, ciò che, considerando i limiti delle nostre conoscenze, riteniamo plausibile o verosimile, nel senso di più probabilmente vero in questo momento, ma c'è un modo per orientarsi anche oggi. Nel mondo di Internet e dell'informazione 2.0 si assiste a una dispersione del valore di certezza e a un indebolimento di tutte le fonti di verità, dice Pievani, concordando con Sandro. Si realizza così anche un paradosso interessante: più la tecnologia avanza e si affina, meno certezze di oggettività si hanno, perché si accrescono le possibilità di manipolazione, le informazioni si affastellano e non si cancella più nulla. Tutto è documentabile, ma non è detto che ciò permetta di conservare la qualità della documentazione stessa. Io però credo che il problema in sé non sia da imputare al progresso della rete o alle macchine, ma alla nostra incapacità di darci regole adeguate che permettano di decidere democraticamente su problemi nuovi. Quelle regole sono l'unico strumento per proteggersi dalla perdita di punti di riferimento oggettivi. E quindi alla fine è un problema politico. Conclude Pievani: in realtà qualcuno parla di democrazia deliberativa, in Inghilterra il tema è molto caldo, ma bisogna stare attenti a non fare di questi dibattiti un esercizio per nuove elite. Oltre che deliberare, bisogna anche partecipare. La conoscenza scientifica è sempre rivedibile, il concetto di verità in senso assoluto non le si addice, i risultati ottenuti hanno un valore di probabilità, non di certezza, come sappiamo già dal falsificazionismo di Popper, che oggi andrebbe sia aggiornato rispetto agli sviluppi delle discipline scientifiche, ma anche rivalutato. Avanti con le domande. Aspetta, c'era lui che... Quando parlavano per Sandro Ghisalberti, dicevano sì, è una verità. Io vorrei intervenire per dire l'altra metà della verità, che un fenomeno naturale
neanche Gesù Cristo, come ha detto lui, ha fatto miracoli in questo senso. Però succede anche l'incontrario, nel senso che la stampa se la prende con tutti quelli che non hanno, che hanno rovinato il territorio e non, e non hanno sistemato proprio il territorio, e quindi corruzione e compagnia bella, di questo non ha parlato, solo una parte. E faccio un altro commento. E si parlano sempre adesso nei problemi dell'Italia, che c'è tutto il mondo della costruzione che è in crisi perché hanno cementificato più di quanto dovevano cementificare. Secondo me c'è possibilità di arricchirsi e far lavorare tutto quel settore lì delle costruzioni, mettendo a posto il territorio. E ok, andiamo avanti, Denise, facciamo presto così parliamo in tanti. Dai. Veloce. Le scarpe, sì. Volevo riprendere un altro discorso del hai accennato al fatto del giornalista non deve informa ma non deve formare. Anche qui insomma è una parola grossa, perché è chiaro che chiunque di noi è intriso dei propri pregiudizi, delle visioni del mondo e quant'altro, eccetera, quindi pop, non la finiamo più. Quindi è ovvio che nel momento in cui tu scrivi un commento, un pezzo, è chiaro che non dico che tendi a formare, ma dai la tua visione della realtà e delle cose, quindi poi la riporto su carta. Andiamoci piano con le parole. Sono certo, però non è la mission del giornale formare. Poi se tu scrivi un commento, quello, purché appaia chiaro che è un commento. Lo slogan di Panorama diceva i fatti separati dalle opinioni. Un commento che non deve formare, deve informare con qualche elemento culturale. Sì, ma sicuramente però sai benissimo che qualsiasi cosa dice alla fine c'è sempre un... Ma quando tu entri in una redazione non stai entrando in un luogo pedagogico, stai entrando in un'azienda che produce informazioni. Sì, ma è anche lì un po' il discorso dello scienziato che prima di entrare nel laboratorio si deve pulire i piedi. Diffidate dei giornali che dicono noi facciamo formazione, vi stanno fregando. A prescindere, non c'è problema. In Sicilia molte volte, sono siciliano, no, e se capisci, e quando c'è una discussione si dice dove stai andando con l'asino? L'asino. Cioè si dice che quando c'è una discussione, c'è un problema, bisogna vedere che indirizzo si prende. Cioè questo è in tutto. E cosa c'è? C'è che con le discussioni con i giornali c'è un cicaleccio unico. E quindi bisogna avere un po' l'idea di che strada prendere. E poi tu dici i fatti, sto benedetto positivismo che non ci togliamo di dosso. No, il positivismo era la verità, consiste nei fatti. Oggi ne abbiamo troppe fatti di concitalizio. E quindi è importante la strada che si piglia. Ma poi c'è un altro fattore, dipende da che fatti e in che modo lo dici. Quella è la sostanza del problema. Quale fatti scegli? Perché se dai importanza a uno, non dai importanza a un altro. In questa confusione di dati, quali dati scegli e che importanza, come li presenti questi dati? Questo è fondamentale. Allora, ci fermiamo e facciamo, rispondo a queste domande. Sì, il ruolo, proprio si sta teorizzando, il ruolo del giornalista come gatekeeper, cioè gate, cancello. Il giornalista è colui che per capacità professionali, tecniche e deontologiche, è colui che è in grado di aprire o chiudere il cancello, gatekeeper, a seconda che il fatto meriti o no di essere raccontato. E questo vi dovete fidare, cari amici, dovete affidarvi al giornalista gatekeeper di cui avete contezza in ordine alla sua affidabilità tecnica
e deontologica, non ce n'è, se no dovete abbandonarvi alla marmellata mediatica col rischio, ripeto, del disordine cognitivo. Qui prima leggete una smentita, cioè l'avvocato Tamburini smentisce quanto scritto in ordine a Roberto, però non sapete che cosa è stato scritto su Roberto, vi arriva prima la smentita, perché così va il sistema disordinato del web. Quindi tornerà e sta tornando a essere apprezzato il ruolo dei team redazionali capaci di discernere, di dare una gerarchia alle notizie, di porle in un ordine gerarchico, individuandone l'importanza oppure no, e di raccontarvele con l'editing giusto. Questo è quello che accadrà in futuro. Per quanto riguarda il giornalismo partecipativo, rifletteteci, perché è sfuggito questo passaggio. Vi racconto due episodi che mi sono accaduti a Prima Pagina questa settimana su Radio Rai 3. Ho condotto la lettura dei giornali e poi il filo diretto con i lettori, che ho ringraziato pubblicamente per la loro straordinaria capacità di integrarsi, di intervenire col telefono o con gli sms a completare la mia analisi, il mio commento. E allora, l'altro giorno, di dissesto idrogeologico, ha telefonato una signora, si parlava di Genova e del casino, è iniziata lunedì la mia conduzione, e quindi il tema era in apertura, c'era Milano sott'acqua, eccetera. Ha chiamato una lettrice, una tenente radio, ascoltatrice, che ha detto: chiamo da Genova, sono stata per anni la responsabile del WWF del Tigullio, di Italia Nostra, non so, una donna pacata ma molto dura, e dice: hanno detto in presentazione che lei lavorava a Panorama, devo citare un'intervista comparsa su Panorama nel 78 del presidente dei geologi italiani Floriano Villa. Io l'ho interrotto, ho detto: grazie signora per l'assist, io avevo detto che almeno 4 inchieste mi è toccato di fare nel corso degli anni sul dissesto idrogeologico, perché è un tema che noi giornalisti conosciamo da sempre. La ringrazio per la cosa, e cercheremo questa... lei dice: per favore fatela conoscere, perché Floriano Villa diceva già nel 78: guardate che l'Italia è un colabrodo e che abbiamo 10 anni di tempo per recuperare, dopodiché sarà irrecuperabile. 1977, Panorama. Abbiamo cercato in Mondadori, ai colleghi di Panorama, abbiamo chiesto, anche grazie all'aiuto di Andrea, questa intervista, l'abbiamo trovata nel centro documentazione Mondadori, l'ho pubblicata su Affari Italiani. Ecco, questo è il giornalismo partecipativo, dove una lettrice ti scavalca in termini di pertinenza e ti dà lo spunto. Stamattina leggo la notizia dalla prima pagina della Stampa che il vescovo di Palermo ha negato la cresima in cattedrale al figlio di un capo mafia condannato all'ergastolo per aver ucciso Don Puglisi, le cui spoglie sono in cattedrale. Allora, è una notizia sulle prime pagine, l'ho letta, si è aperto il dibattito e qualcuno ha detto: no, questo è ingiusto, potevano assegnargli un'altra chiesa, questo vescovo è uno stronzo. Io ho detto: calma ragazzi, un attimo, aspettiamo che la notizia si precisi. Io penso che buon senso sarà andata così, ha detto di no per l'evidente incompatibilità tra le spoglie di un uomo ucciso e la presenza di questo ragazzo e dei suoi familiari nella stessa chiesa. È un fatto di buon senso, una misura di garbo, e non è dunque negare il diritto a un giovane di cresimarsi. Bene, e immediatamente è arrivata un'altra signora, benedette queste donne, sono straordinarie, che ha telefonato e ha detto: leggo notizia di pochi minuti fa, il vescovo ha precisato che
qualsiasi altra chiesa è aperta e disponibile per effettuare la cerimonia, salvo quella lì per i motivi che voi tutti potete intuire. Ecco, questo è il giornalismo partecipativo, dove i cittadini integrano il lavoro del giornalista, che ricambia garantendo sensibilità, ascolto, visibilità e gerarchia alle notizie che la pubblica opinione manifesta. Però io devo chiamare in causa la pubblica opinione, cioè in Italia non è mai esistita forse una pubblica opinione, questo è il paese, si dice che è il giardino del Vaticano, è l'Italia, no? Dice, è un paese che non ha mai fatto rivoluzioni, un paese, il paese del Francia o Spagna purché se magna, quindi non abbiamo mai fatto nulla di significativo, non voglio offendere per carità la memoria storica, però è un paese così. E invece no, dovete riappropriarvi di questo valore fortissimo che è l'informazione, una democrazia si basa anche sulla libertà di informare. E a voi sfugge per esempio che in Italia i giornali sono caduti nelle mani dei poteri finanziari e industriali, ricordate la battaglia di Segrate per Benedetti contro Mondadori, con la caduta della prima casa editrice italiana nelle mani di questo potere finanziario o politico-economico, che sia Berlusconi o De Benedetti è la stessa roba, noi oramai diciamo male di Berlusconi a ogni più sospinto, forse giustamente, ma De Benedetti non è migliore, insomma, no? E comunque non hanno come mission quello di informare, loro sono gruppi industriali e i giornali sono piegati a interessi lobbistici, sono strumenti di guerra di potentati o tra di loro o verso il potere politico, di guerra o comunque di pressione, di scambio. Quindi lì uscì la famiglia Mondadori, contemporaneamente in RCS Licio Gelli, la P2 assaltarono e conquistarono il primo giornale italiano, che poi da lì, dopo la crisi, è finito in mano a 22 azionisti che, come vedete, tutti i giorni si insultano senza decoro, senza decenza. Bazzoli, definito da Della Valle un vecchietto rincoglionito, Elkan che dice nano a Della Valle che c'è un'impresa piccola così, insomma, e anche lì la famiglia Rizzoli è andata a casa, per cui guardate un po', la stampa è della Fiat, il Messaggero è di Caltagirone, eccetera eccetera. Allora è chiaro che il quotidiano è l'unico prodotto che non ha, come invece i medicinali, il foglietto illustrativo, no? Dovrebbe avercelo, forse l'Europa, che legifica su tutto e pontifica, dovrebbe forse obbligare a fare il bugiardino come nell'aspirina, nelle controindicazioni, ci può dire della sera, poi sotto un piccolo, se volete sapere cosa succede in Fiat, da Della Valle, dalla banca, dalla sanità, dalla cosa, non leggete questo giornale perché è di proprietà di quei gruppi, no? E invece voi andate alle edicole e siete contenti di guardare il giornale della buona borghesia lombarda. Non è più così. Queste cose, cara opinione pubblica qui degnamente rappresentata, dovete scoprirle e dire: io devo prendere giornali che hanno come missione informare, che non hanno dentro gruppi industriali e finanziari, che esplicitano i loro valori e che garantiscono imparzialità, terzietà, completezza, oltre a un prodotto gradevole, croccante, quello che volete. Dovete essere esigenti, è fondamentale un paese moderno che abbia un sistema di informazione terzo. E invece a me hanno detto: tu sei indipendente, ma forse questo è il vostro limite, perché non si capisce con chi state. Cioè, siamo tutti figli dello scontro Sallusti contro Travaglio, Santoro contro Feltri,
capito? È diventato un malcostume che il senso dell'informare debba essere mettersi l'elmetto, uscire di casa e difendere questa o quella fazione l'un contro l'altro armati. Ribellatevi a questo stato di cose, stimolate a che le cose cambino e premiate chi invece ha un'idea diversa. E siamo pieni, grazie a internet, di nuove iniziative editoriali dal basso che hanno bisogno del vostro appoggio per crescere, per andare avanti e per mantenere posizioni in uno scontro che è cruento, perché loro signori non mollano le posizioni che hanno conquistato con le scorribande borsistiche. Quando ero più giovane di adesso, mi avevano insegnato a prendere più giornali di varie, dal Corriere al Giorno ad altre, a quella che non era la Repubblica prima, ma comunque giornali anche di partito, per verificare la notizia, certo non notizie piccole, diciamo di una certa rilevanza, e confrontare quello che i giornali dicevano per ricavarne, tra virgolette, quello che era il senso della verità, diciamo, globale per quello che poteva essere nei giornali. E onestamente ne abbiamo trovati ben pochi. Cioè ogni giornale o deviava oppure cercava in qualche maniera di tirare l'acqua al suo mulino deprezzando una cosa o l'altra. In pratica, diciamo, su 5-6 articoli che si potevano leggere se ne salvava uno, due proprio che avevano un contesto, diciamo, similare. Quindi penso che sia più o meno il discorso che lei ha fatto adesso, e che purtroppo i giornali, costando troppo ora, non sia più possibile verificarlo, perché leggendolo su internet o comunque attraverso internet non si possono rapportare facilmente queste cose, mentre invece sulla carta stampata è più facile, perché si può estrapolare in maniera differente la cosa. Io questo, se pensassi questo, non avrei fatto l'editore e giornalista online, quindi non credo in internet si possano fare bene, diciamo. Ma attenzione che poi lì tu fai un confronto il giorno dopo, come abbiamo detto, è uguale, cioè sempre il giorno dopo, indifferita, okay. Vedere una partita il giorno dopo, quando già i giocatori stanno scendendo in campo per la prossima, quindi no, bisogna accompagnare questo processo. E poi, se uno non può vedere 5 giornali, rafforzi la selettività del suo approccio, non legga, non si conceda, se stesso e la sua riflessione, la sua interiorità al primo che passa. Ho letto su Facebook chi, dove, che cosa ho letto su Facebook. Non dobbiamo far questo, dobbiamo essere consapevoli, critici quando ci facciamo portatori di una tesi, di una notizia. Invece dici, tu dove l'hai letto? Su internet. Ma internet non è un giornale, internet è un ambiente, una piattaforma. Ho letto su internet, e noi che lavoriamo su internet ci incavoliamo, perché non è la stessa cosa gruppi di lavoro che cercano, verificano, chiamano, scrivono, e invece notizie che girano casualmente e, ripeto, creano disordine cognitivo e lavoro per gli psichiatri, beati loro. Volevo, scusa, me l'ho prenotato prima io, non lo sapevi, ma me l'ho prenotato prima io. No, volevo dire che internet ha suscitato molto entusiasmo nel momento in cui è stato presentato al mondo, perché si pensava che finalmente si sarebbe riusciti a realizzare una forma di democrazia diretta contro la democrazia rappresentativa, che nonostante qualsiasi sforzo si è realizzata nel mondo. La democrazia diretta è partecipazione ad ogni deliberazione necessaria per la collettività, e si diceva internet sarà un grande scambio di idee e sarà lo strumento per poter esprimere
anche ogni giorno su argomenti definiti la propria opinione e partecipare così direttamente con un voto, con una manifestazione di volontà, con una indicazione al processo deliberativo. Bene, devo dire che nessun tentativo di questo genere è mai stato fatto. Non so come dire, attualmente Grillo è quello che sembra più sensibile a un tipo di democrazia partecipativa, perché lui afferma, ma nessuno di noi sa come, di interpellare un certo numero di personaggi tramite internet. Ma innanzitutto, chi sono questi personaggi? Sono delle persone che ha scelto lui, sono delle persone che hanno proposto se stesse, che hanno il diritto di proporsi. Cioè, se io volessi far parte di questi personaggi che Grillo usa per poter prendere le decisioni, posso iscrivermi da qualche parte e acquisire sto diritto? Voi ne sapete qualcosa? Devi essere un grillino, ti devi iscrivere al movimento. Devi essere un grillino. Ecco, e poi basta iscriversi a questo qualcosa per essere in perfetta sintonia con Grillo? Cioè, è possibile che questa consultazione che Grillo fa o dice di fare non sconfessino mai il suo messaggio, che viene riproposto anche dopo queste consultazioni in modo identico, come se non ci fosse neanche quell'impulso che tu riconoscevi al pubblico, no? Che potesse quantomeno integrare quello che stai dicendo. Niente. Allora, no, non dobbiamo essere pessimisti, nel senso che bisogna poter pensare che sicuramente internet uno strumento validissimo e che potrebbe essere utilizzato anche per questi scopi, però lo dobbiamo volere e dobbiamo costruirlo attraverso forme associative e poi soprattutto diventando veramente protagonisti del pensiero. Ma è possibile che ogni volta che io scrivo in internet per comunicare qualcosa dico i luoghi comuni più assurdi, le notizie o le affermazioni più becere che sia immaginabile e via dicendo? Dov'è la qualità in internet? Cos'è che garantisce che il fatto di poter partecipare dia dignità a quello che viene detto in internet? Si parla di guazzabuglio, sì, ma non è soltanto colpa dei mass media, è proprio colpa nostra. Come succede per esempio, cioè è stata fatta un'affermazione che il popolo deve partecipare in determinati casi all'amministrazione della giustizia e quindi vengono create le giurie popolari che affiancano i giudici togati in determinati casi per prendere le decisioni, perché il popolo deve essere rappresentato. Ma se voi immaginate la limitatezza di pensiero che c'è nelle persone che vengono chiamate per partecipare a queste giurie popolari, le concezioni del diritto più assurde, più retrograde, più aggressive nei confronti dell'umanità, sono rappresentati da questi personaggi che vengono scelti. E il magistrato togato, che ha un minimo di informazioni in più solo perché ha studiato diritto, giurisprudenza, quindi non considera il diritto come qualcosa di vessatorio nei confronti delle persone la cui vita deve regolare, ma qualcosa che vorrebbe effettivamente aiutare, è molto più illuminato, deve fare una fatica bestiale per far capire dei principi fondamentali già acquisiti a partire dal diritto romano, da 2500 anni fino a oggi. Mentre invece chi si presenta, non generalizzo evidentemente, ma coloro che vengono scelti per fare le giurie popolari si presentano come vessillo delle concezioni più bieghe, più retrogradi possibili, proprio sul diritto, sulla giustizia, no? Quella giustizia che pure tutti facciamo in fretta a invocare come un nostro diritto quando scriviamo la
piccola notizia su internet. Sì, intanto se ci sono delle domande, se volete avvicinarvi. Stiamo registrando, anzi parla ad alta voce se vuoi. Volevo, in base al discorso del dottor Tamburini, non è che poi all'interno dell'informazione succede quello che è capitato anche nel mondo della scuola, cioè aperta a tutti e pluff, il livello della scuola è andato a farsi vedere. Cioè, ma per quello che io dico che bisogna collaborare tra bisogna collaborare con gli esperti, i professionisti dell'informazione e i cittadini, dove però il ruolo del professionista vada esaltato rispetto a una internet 2.0 che diceva user generated content, cioè siamo tutti produttori di contenuti. Ed era il tempo in cui il video più letto di YouTube, più downloadato come si dice, rappresentava uno scemo che ballava. E tutti dicevamo come siamo fighi e moderni perché partecipiamo a, questa rivoluzione. Il 2.0, che era anche il tempo di Grillo, cioè di tutti mandiamo, tutti scriviamo, tutti filmiamo, non c'è gerarchia, è questo mare magno, è finito, sta finendo. Stiamo andando al cosiddetto internet 3.0, che è riassumibile in contenuti di qualità più social networking, cioè buono questo pezzo, lo faccio girare. Ecco il ruolo, buono questo pezzo è la responsabilità di chi ha studiato e produce contenuti di qualità, credibili, verificati o falsificati, eccetera. E l'utente li veicola e li fa conoscere in modo che la rete poi diffonda non le patacche ma le cose di qualità, i buoni pezzi, i pezzi verificati, credibili. Dai. Prima che ci fosse la rete ho scritto miliardi di volte vendo scooter con indirizzo per esteso e non ho mai avuto paura dell'identificazione. D'altra, adesso invece col fatto di poter gestire tutto, per carità, ci manca solo di andare in giro con un casco integrale o un burka, ma viceversa la si pretende a vanvera, perché anche quando invece della casella di posta elettronica posso usare i moduli di comunicazione, adesso trovate nome richiesto, indirizzo richiesto, poi me l'invento a casaccio, addirittura il dominio e tanto spunto, tanto il sistema non può mica filtrare, però cos'è che serve? Se fosse che nel modulo vi dico magari guardate che le immagini del vostro sito non si riescono a scaricare, cosa vi importa il nome dell'utente? Tanto non sapete a memoria, può essere chiunque, e poi da questo ci si porta l'accredito, che diventiamo tutti ambasciatori, cioè dovunque iscriversi, prenotare, quando non c'è nessun motivo. Qui se ce ne sono, se anche fosse che uno sta in piedi, cavoli suoi, ma invece che tutto si deve chiedere permesso, ci si deve registrare, e addirittura poi alcune sensazioni ridicole, come pensare che se qui siete utenti registrati ho meno paura che mi scippino il portafoglio, perché chiunque, anche i ladri, si possa registrare. Ma il peggio è che, come abbiamo parlato a lungo di Grillo, è il proprietario del suo movimento, e se il dibattito viene in ambienti almeno potenzialmente filtrabili, tutti sono proprietari, quindi diventa ogni dibattito diventa ghiaccio ai pinguini, cioè si può sempre bannare, escludere, filtrare tutto quello che non è in linea, e quindi bannare vuol dire cacciare pedate dall'aula, altro che democrazia. E quel che è peggio, così, se si usa la mailing list anziché un avviso pubblico, che può essere una bacheca o elettronica o cartacea, è tutto tra amici, che possono essere anche 10 milioni di milioni, quindi non è che devo scegliere tra incontro pubblico oppure incontro per quattro gatti. È tutto riservato, quindi posso filtrare come voglio, posso anche dire che qui si viene in camicia nera, che si fa il saluto romano, che è permesso fumare, cioè, è tutto tra amici, quindi
ognuno può essere proprietario dello spazio pubblico. Cioè, forse abbiamo risolto il vecchio problema filosofico del mucchio. Quanti individui occorrono per fare la gente? Anche uno solo, purché sia in rete. Perfetto. Altre domande? Vieni, vieni, vieni. Intanto perché mi chiedevano prima come se fossi stanco per la prima pagina, sicuramente sì, mi diceva lui che mi aveva ascoltato, ho fatto una settimana svegliandomi alle 5 per essere in Rai alle 6, leggere i giornali e poi raccontarli su prima pagina, però leggo adesso da prima pagina, mi mandano una mail che gratifica molto il mio narcisismo. Una Franca Marcheselli da Firenze scrive, ha scritto a prima pagina alla redazione: ascolto con grande interesse appena sveglia la vostra rubrica prima pagina, per tutta la settimana che è trascorsa c'è stata la magistrale conduzione del giornalista Angelo Maria Perrino, non è vero che siamo tutti uguali, che tutti sono bravi, elogi a questo giornalista con la G maiuscola ce ne vorrebbero, colto, pacato, preparato, partecipe in modo convincente dalle sapienti ed esaurienti risposte, bellissima inoltre la sua voce e non è poco, ancora complimenti ed elogi, non è una mia parente. Grazie. Settimana non è stato male. Io ho seguito ed effettivamente questi ultimi interventi di critica a come è ridotto internet, cioè le aspettative erano quelle che dicevano anche tu dicevi, ma non sono più tali. Io fra un po' smetterò, uso internet da parecchio tempo, soprattutto per email e per ricerche di internet. Prima di tutto non mi fido assolutamente più di quello che mi dice dal punto di vista culturale internet. Se voi andate e volete sapere qualcosa su... Sì, non so, io sono Google probabilmente, non so quello che... forse conviene riprendere le vecchie enciclopedie. Cioè, quindi parlo dal punto di vista culturale, dal punto di vista culturale c'è questo mio dubbio. Mi dispiace per le vecchie enciclopedie perché l'attualità è più pressante, no? L'uso, il significato anche di certe parole, quindi parlo anche semplicemente della questione semantica, di andare a cercare il significato di parole usate oggi, inglese o non inglese, con un inglese attuale e non di 20 anni fa, dico anche solo questo. Non il cartaceo mi frena un po' nella questione del tempo, no? Mi può dare delle notizie, però io trovo che sono più sicure quelle vecchie che queste di oggi, per cui io mi trovo nel dubbio adesso se rinunciare al mio desiderio di conoscere l'attualità attraverso un internet che non mi dà la verità, la verità almeno quello che penso che sia vero, per cui la scuola, io sono stata donna di scuola, posso, scusa, sì. Come dicevo prima non c'è internet. No, vabbè, certo. Su internet c'è l'umanità, sì. Nelle sue forme articolate e semplicistiche, nelle sue forme oneste e disoneste. Non è internet, per quello io dico differenziate, diversificate, curate i vostri preferiti, andate a cercare le cose buone che ci sono. Dipende da noi. Internet è una grande biblioteca, è un grande giacimento, è un grande database dove c'è dentro tutto continuamente rinnovato, e dipende poi da noi saper usare internet, mettere le mani nei luoghi giusti. Sì, sollecita la vostra sensibilità, intelligenza, pazienza e dedizione. Ma io pensavo che Wikipedia ad esempio, visto che diceva che non erano notizie da verificare, fosse. Ed effettivamente io penso ancora a quello, perché se non altro dice non verificato. Però tutte le altre notizie, tutte le altre voci che rimandano, non perdete del tempo, basta. Wikipedia è una stupenda scoperta, proprio un luogo collettivo dove tutte le voci vengono rese open, quindi chiunque vuole aggiunge e se ne assume poi la responsabilità, nel senso che si espone
alla falsificazione ed è un'idea splendida, tra l'altro è in difficoltà, Wikipedia sta sollecitando partecipazione, finanziamento, è il caso di dare una mano perché è veramente un tesoro, lo sappiamo quando andiamo a fare qualche ricerca quanto sia utile quel luogo, sì. Cioè domandiamoci anche quando siamo internet, chi paga? Qual è la forma, la formula, la forma, no? Perché niente è gratuito, anche qui la pubblica opinione vuole pasti gratis, voglio la massima qualità, non voglio pagare niente, no, i grandi giornali che devono mantenere costi elevatissimi stanno introducendo sistemi di pagamento e quindi finisce l'era di internet gratis, il processo generale. Ma è inevitabile, si chieda alla pubblica opinione chi paga, perché se non riesce a darsi una risposta diffidi, perché nessuno può più di tanto regalare una cosa una volta, ma non tutta la vita. Scusa che ti ho interrotto. No, comunque il signore che mi ha preso tutto ha ragione nell'uso di internet, no? Ti chiedono la password e quando e come, tu veramente. Ah, perché io appartengo alla vecchia generazione, però non mi sembra che in certi casi oggi sia né un acquisto di tempo, che era quello forse che mi interessava, né anche poi però una sicurezza della notizia. Allora io recupero il senso del giornale, del quotidiano. Io sono lettrice anche ma in internet ci sono i giornali. Sì, lo so, però. Ci sono i giornali. Sì. Però non è come il pezzo di carta. Ma il pezzo cartaceo vi racconta il giorno dopo. Vabbè, questo è vero. Siete tagliati fuori. Siete, se voi sapete le cose il giorno dopo, siete. Cioè, però mi scusi. Siete. Avete un handicap rispetto agli altri che sanno le cose. Il sapere è potere, no? Però mi scusi. Qualcuno è intervenuto dicendo. Lei stessa ha raccontato questa storia. Forse la presidente era stata l'ex presidente d'Italia Nostra di Genova che le ha telefonato. Ecco, io appartengo a quella generazione praticamente, quindi le dico, allora questi giornalisti che adesso dicono ah, questo il dissesto idrogeologico, quello mi ha detto guarda che 30 anni fa Floriano Vida, l'ho conosciuto personalmente, che mi ricordo, ottima persona, geologo. C'era e Italia Nostra prendeva posizione eccetera, quindi ad esempio i disastri ambientali di oggi hanno un tempo, hanno una responsabilità che non è solo quella del sindaco dell'anno scorso o di due anni fa, ma anche quella di 30 anni fa, e allora qui non siamo più, cioè l'informazione cos'è? Perché l'informazione ad esempio dal punto di vista scientifico per quanto riguarda l'ambiente è stata data 40 anni fa se non di più, però cos'è? Io parlo della situazione odierna, cambiamento del clima. In Italia, ad esempio, non ci si fa neanche, non si dà neanche conto di questo. Si sono decisi a fare una riunione, gli Stati Uniti, responsabilissimi, la Cina, responsabilissima dell'inquinamento, no? E quindi noi paghiamo anche la loro. Qui in Italia, ad esempio, non si fa niente, poi si dirà, eccetera. Ecco questo, allora, sulle informazioni. Non so, non ci si può più fare veramente affidamento adesso per prima. No, io insisto, l'ho detto, c'è una marmellata mediatica che mette a rischio e dunque dobbiamo esaltare il ruolo dei professionisti, distinguerli all'interno della rete e incentivarli, premiarli, far sentire la nostra voce e condannare viceversa chi spaccia notizie false e chi le mette in non nell'ordine giusto, chi non dà il giusto peso ai fatti restituendoceli nella giusta gerarchia, la palla passa all'opinione pubblica che è, e qui io faccio proprio una critica garbata ma ferma, distratta, apatica, annoiata, in pantofole. Bisogna togliersi le pantofole e riprendere a sentirsi cittadini e a partecipare. Come diceva Gaber, la libertà e partecipazione, non è star sopra un albero, eccetera, eccetera.
No, non vengo lì se non mi trovo. Ma perché non vieni? No. Secondo me comunque l'informazione, nel mio modo di vedere, la buona informazione non deve essere solamente tempestività, cioè è buona perché la dico adesso e la dico adesso perché è accaduta adesso. L'informazione buona è anche spessore, contenuto, quindi secondo me se una notizia mi viene data il giorno dopo, anziché oggi, ma molto più contenuto, molto più spessore, a me va meglio. Non si può dare oggi velocemente e domani un po' più approfondita, così intanto la notizia ti arriva subito. Questo è vero, approvo. News in inglese vuol dire sia notizia che nuovo. E noi giornalisti, che è nuovo, con la stessa parola, news indica la notizia e il nuovo, ciò che è nuovo. E allora, noi giornalisti, la nostra religione è di dare una notizia prima possibile, prima degli altri. È il mio mestiere questo. Se aspetto di darla domani, sto facendo un overdose. Io vivo di questo. Tu prendi un giornale se c'ha delle notizie nuove che non hai detto altrove. Quindi guai a Dio se io dico ai miei l'informazione come il pesce, se tu ti arriva il pesce fresco non lo metti in frigo, no? Perché scusa? Non ho capito. Subito appena arriva in internet va dentro croccante come un bel gamberetto appena fritto. Questo è il bello del web, no? Che non ha quegli schemi grafici che vi ho raccontato, che fanno del quotidiano cartaceo prodotto falso, finto e sì, esatto. La musica forse ci dice che è ora di magnare, quindi grazie della bella partecipazione. Andiamo avanti, affariitaliani.it, continuiamo di là se volete. Grazie.